La riapertura dei confini regionali dal 3 giugno è un sospiro di sollievo per gli albergatori della Versilia che contano di veder tornare flussi turistici importanti dal nord Italia e non solo, come conferma Federalberghi. È una data che aspettavamo con ansia, il 3 finalmente si riapre, c'è ancora qualche dubbio, c'è ancora qualche incertezza, ma credo che la decisione sia profondamente giusta, riaprire tutti insieme. È chiaro che abbiamo già perso una parte importantissima della stagione, e che calcoliamo di poter recuperare almeno un 40-50% nei casi migliori. Vedo che le prenotazioni, soprattutto dei fedeli nostri ospiti, ci sono. Un clima di fiducia confermato da chi ha già aperto con l'inizio del weekend, come questo storico hotel di Viareggio, dove i clienti toscani, fidelizzati, hanno subito riempito un terzo delle camere, facendo ben sperare per il futuro della stagione. Come il primo giorno diciamo che è andata bene, perché anzi se le aspettative sono state ampiamente superate, perché abbiamo avuto un 10-15 camere in attivo con clienti che provengono dalla nostra regione, quindi abbiamo clienti di Firenze, Prato, Grosseto, comunque vanno via soddisfatti e con la voglia di ripartire, quindi noi siamo ottimisti in questo. Naturalmente ci chiedono come ci siamo adeguati, sono molto attenti alla sanificazione, a quello che sono le pulizie, e noi gli garantiamo comunque una sanificazione completa dell'hotel per quanto riguarda aree comuni o camere. Si torna in hotel, ma sempre ben informati sulle misure di sicurezza applicate nel rispetto dei protocolli. Le abitudini però cambiano anche in albergo. Salta ad esempio un must come la colazione a buffet, sostituita dal servizio al tavolo o in camera. Col 3 giugno siamo pronti alla ripartenza, diciamo, totale di tutta la nostra nazione. Un po' di telefonate sono arrivate, sì. Tante richieste che spero si concretizzino.